Consiglio dei Ministri, funzione pubblica, quindi sezione funzione pubblica, che ha detto, quindi ha monitorato tutte le pubbliche amministrazioni e tutte quelle assimilate alle tradizionali pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2, comma, della legge 165. Quindi non solo le amministrazioni centrali, ma anche quelle locali e anche, diciamo, io ritengo possa essere applicata anche a tutte le società a partecipazione pubblica, le società in house con cui voi trattate. Cosa ha detto in pratica? Ha detto a questi soggetti: se siete chiamati in mediazione, comunque dovete assumere una delibera e valutare la possibilità e l'opportunità di andare in mediazione e, se del caso, dice la circolare, comunicarlo alla segreteria dell'organismo. Io interpreto questo, se del caso, che comunque il comune lo deve fare, perché contemporaneamente a questa circolare, anche successivamente, i giudici anche amministrativi, soprattutto mi riferisco alla Corte dei Conti, con delle sentenze recenti, ha detto: tu ente pubblico, concezione allargata di ente pubblico, chi lavora nel pubblico lo sa, quindi non proprio pubblica amministrazione tradizionale, devi fare questa valutazione in termini di costi, quindi di efficienza, efficacia, economicità, perché se poi sei costretto ad andare in giudizio e a quel punto non puoi dire io non mi presento perché non voglio, ti devi costituire perché se no un giudice deciderà in contumacia, allora dovrai affrontare dei costi, dei tempi, allora tutto questo potrà essere considerato danno erariale e quindi tu sei passibile e sarai giudicato, tu funzionario pubblico, davanti alla Corte dei Conti. Questo è un aspetto che io ho fatto presente al mio assistito, però anche voi, non so chi di voi lavora con la pubblica amministrazione, come consulente della pubblica amministrazione, va sensibilizzata, perché la pubblica amministrazione non conosce molte volte la mediazione, non conosce quali sono gli strumenti. Secondo me, noi come assistenti, professionisti, dobbiamo, io lo dico sempre, dobbiamo dare una diagnosi, dobbiamo dire: non si può fare questo, la legge, le opportunità, il nostro ordinamento ci consente di fare, di poter percorrere più strade. Ciascuna strada ha dei costi e dei benefici, dei costi e dei benefici, poi sarai tu ente a decidere, però è importante rappresentare al nostro cliente tutte le possibilità che ha. Quindi ovvio, io come mediatore potevo giocare in casa, però io in quel caso non ho giocato in casa, io in quel caso ho fatto veramente l'interesse del mio cliente, perché ha risparmiato raggiungendo un risultato veramente incredibile in tempi brevi e a costi bassissimi, e quindi siccome poi un ente tutto quello che fa come ricaduta, no, la collettività che amministra, e quindi i nostri soldi ancora di più, i giudici amministrativi insieme a quelli civili stanno molto attenti a valutare questi comportamenti. Quando convochiamo la pubblica amministrazione, noi segnaliamo che proprio perché loro devono assumere un atto motivato legato alla partecipazione o alla non partecipazione al procedimento di mediazione, che si fondi su una scelta di convenienza economica comparata, anche da un punto di vista dell'impatto sociale comparata per la pubblica amministrazione. Segnaliamo però che questo atto non nei confronti dell'organismo di mediazione, che non è un soggetto tutelato di legittimo interesse, ma rispetto alla parte che vede la pubblica amministrazione che non partecipa al procedimento, dicendo sulla base della valutazione che abbiamo fatto riteniamo di non partecipare, quella parte lì ha un diritto di accesso agli atti. Quindi può chiedere, per base alla amministrazione della società partecipata, piuttosto che la delibera dell'organo competente all'interno dell'ente, cioè la delibera di giunta per esempio, all'interno della quale devono essere contenute le motivazioni. Figuratevi se poi questa parte dovesse fare un esposto alla Corte dei Conti rispetto a questo. Ecco che normalmente quando queste informazioni non vengono date, non c'è la conoscenza dei rischi, e spesse volte poi sono casi nei quali le pubbliche amministrazioni faticano a partecipare. Poi dopo noi, avviando unilateralmente il procedimento in assenza della parte del primo incontro, confidiamo nella partecipazione tardiva, perché poi leggendo nella proposta o anche nella comunicazione di rinvio al secondo incontro specifichiamo tutti i rischi. Ma i rischi li indichiamo già nell'istanza di convocazione, perché così sanno che
Poi il documento che vanno ad assumere non dovrà essere un documento con delle motivazioni così un po' poco articolato, deve essere strutturato perché va nelle mani del soggetto che potenzialmente potrebbe avere un interesse a contestare quella non partecipazione, in quanto parte del procedimento e in quanto cittadino anche, perché poi è una questione di danno erariale, questo giusto per sensibilizzare le pubbliche amministrazioni che sono direttamente coinvolte. E la circolare, che è una circolare di 3-4 pagine, è tutta sul procedimento di mediazione civile. Io non so se la camera, se le camere di commercio nella consulta delle professioni hanno anche gli ordini degli architetti. Questo non so dire se all'interno delle consulte delle professioni delle camere di commercio c'è anche l'ordine degli architetti. Voi sapete questo? Sapete che le camere di commercio hanno la consulta delle professioni?